vorrei che lei mi confessasse. Parte da questo, da una confessione, il nuovo film del raffinato regista Roberto Andò, che ci porta in Germania, in un albergo di lusso dove sta per riunirsi una sorta di G8 che raggruppa i politici più potenti del mondo. Tra questi il personaggio interpretato da Daniel Auteuil, che alla vigilia del vertice, che porterà una decisione catastrofica per i paesi più poveri del mondo, decide di confessarsi con il monaco certosino Roberto Salus Servillo. La stessa notte però il politico si toglierà la vita. Da qui l'indagine per capire come sono andate le cose, ma anche una serie di dubbi dei vari potenti riuniti per il summit, mentre il monaco, senza mai violare il segreto della confessione, tenterà di ribaltare una decisione ingiusta. Lei ha dei rimorsi. Crede di aver sbagliato in qualche cosa? No, non credo di aver sbagliato e non vedo perché dovrei avere dei rimorsi. In un mondo in cui l'economia sembra assumere una dimensione talmente astratta da costringere questi ministri a un impasse, a non sapere neanche come comportarsi, un uomo consegnato completamente alla fede e quindi sembrerebbe alla speculazione, alla meditazione, invece trova la forza di agire e di agire a tal punto da mettere in difficoltà questi ministri. Come possiamo essere sicuri che Rocher non gli abbia parlato della manovra? Le Confessioni è un film difficile ma interessante da tanti punti di vista. Il tema dell'economia e dell'etica applicata all'economia unisce quello della religione. Un film morale dedicato a un'Europa che, persasi tra i numeri, rischia di rinunciare alla propria anima. La confessione che ognuno può fare a se stesso è chiedersi: ma io che linea sto seguendo? Questa linea che sto seguendo di vita è la mia o è una linea che mi viene imposta? E da che cosa mi viene imposta? Un modo per liberarsi dal peso che l'affligge ci sarebbe. Io sarei molto, molto contento se il pubblico, piuttosto che incuriosirsi del credo di Salus, lo viva come una persona credibile.